Buongiorno a tutti dal vostro grande Capitan Napoli. È veramente successo di tutto tra Verona e Torino. Anticipo di mezzogiorno e mezzo, valevole per la 16ª giornata di Serie A, ed è terminato con clamoroso 3-3 tra Verona e Torino. Pazzesco! Il Torino dovrà mangiarsi le mani col triplo vantaggio del Torino al 36esimo del primo tempo con Saldi. Gran bel gol su assist di Verdi, raddoppio nel secondo tempo al 54esimo di Alex Berenguer, al 61esimo terzo 3-0 di Ansaldi, doppietta, grimontone pazzesco del Verona al 69esimo sul rigore di Pazzini su un tocco qua di Breme, 76esimo 2-3 di Verri e all'84esimo pareggio di Stepischi. In virtù di questo risultato il Torino raggiunge il Napoli all'ottavo posto, mentre il Verona sale a 19 punti. Un primo tempo dove secondo me ha meritato di andare il Torino in vantaggio 0-1 con gran bel gol di Ansaldi al 36esimo su assist di Verdi. Non mi è piaciuto il Verona nel primo tempo. Inizia il secondo tempo, parte i primi minuti ben aggressivo il Verona, i primi 5 o 6 minuti, e cosa succede? Che al 54esimo, dentro la fa 2-3 dribbling, fa un bellissimo tiragiro Alex Berenguer, leggermente deviato, prende la traversa, prende giù il palo e va dentro. Gran bel gol di Berenguer. Sembra esserci in campo solo il Torino. Al 61esimo, esattamente 7 minuti dopo, arriva il bellissimo tiro da fuori a fil di palo, il 3-0 di Ansaldi. Quanto la partita sembra totalmente chiusa e totalmente il gioco è partita nelle mani del Torino, succede l'imponderabile. Al minuto 69 viene fischiato un calcio di rigore al Verona, rigore che c'era, lo vanno a visualizzare al VAR, lo trasforma il famosissimo Pazzini, che era subentrato nel secondo tempo al 63esimo Pazzini al posto di Amrabat. Ed anche se decisivo anche il cambio di Verri tra il primo e il secondo tempo, che è subentrato a Zaccagni, arriva esattamente 7 minuti dopo su un altro secondo me errore difensivo, passaggio, tiro di Pazzini bellissimo, deviato miracolosamente da Sirigu, che la devia con la mano sul palo, tappin vincente facile di Verri. Un minuto dopo clamorosa disattenzione di Breme, che si fa sfilare la palla, se la fa sfilare da Stepischi, che si invola da solo contro il portiere. Secondo me, guarda, si decentra un po' troppo, tira e secondo me si mangia il gol del 3-3. Ma si rifà Verri all'84esimo Stepischi, su assist di Faraone arriva il pareggio di 3-3. Veramente clamoroso, grandissima rimonta clamorosa del Verona, che per la prima volta da quanto gioca in Serie A fa una rimonta da 0-3 a 3-3, mentre il Torino si deve assolutamente mangiare le mani, perché sul 3-0 a suo favore non poteva assolutamente fare tutti quegli errori e avere quella rilassatezza psicotecnico-tattica. Mettete un bel like a questo video, chi non si è ancora iscritto al mio canale iscrivetevi al mio canale. Auguro una buona giornata dal vostro grande Capitan Napoli, ciao io.